Ciao a tutti ragazzi dal vostro Ice Freedom e bentornati o benvenuti sul mio canale. Allora, oggi sono un attimo di ritorno su Far Cry 5 perché voglio assolutamente fare una piccola videoguida riguardo a un trofeo. Allora, il trofeo in questione è dove è la carnazza? I dettagli dicono frolla un toro a mani nude finché non muore. Allora, perché voglio fare una piccola videoguida riguardo a questo trofeo? Perché c'è stato Domenico che ha avuto problemi a ottenere il trofeo e poi oggi ho ricevuto un altro commento che mi diceva di avere problemi riguardo a questo trofeo. Loro due hanno avuto problemi perché? Perché hanno acquistato il tirapugni e una volta che l'ho acquistato il tirapugni viene equipaggiato automaticamente senza nessuna possibilità di toglierlo. Quindi il trofeo non lo si può fare coi pugni perché, appunto, avendo equipaggiato il tirapugni non conta, non fa contare il trofeo come a mani nude. L'unico modo per farlo è prendere a calci il toro. In questo modo funziona e ringrazio tantissimo Domenico per le dritte perché lui mi ha detto che è riuscito a ottenerlo così, prendendo a calci il toro. Dopo vari tentativi mi ha detto di essere riuscito. Io purtroppo adesso vi farò vedere come fare esattamente, diciamo, però non c'ho più la notifica del trofeo. Allora, per fare questo trofeo, ragazzi, beccate qua nella zona dove sono io adesso, che è esattamente la fattoria Davenport, si trova a sinistra del US Auto, oppure qua c'è False End, ragazzi, andate là a sinistra, qua c'è quel prato grande e qua trovate la fattoria Davenport, che è il posto dove dovete venire a fare anche la missione che vi dà appunto che vi viene data dal cuoco del ristorante bar lì a False End. Ok, una volta che arrivate qua, tirate fuori il binocolo, c'è sempre qualche toro in zona, eh. Qua c'è sempre, venite qua, trovate sempre. Allora, trovate sempre un toro, vi spostate un attimo. Qua, là ce n'è un altro. Ecco, allora, equipaggiate sempre i pugni. Perché se avete equipaggiato i pugni, vedete, tira il calcio. Il personaggio tira il calcio e non tira i pugni, no? Se invece voi equipaggiate un'arma, il personaggio tira i pugni. Ha tendenza a tirare i pugni. Ma cazzo, c'hai già l'arma in mano perché tira i pugni, tira il calcio, no? Lo so io. Vabbè, allora, mettiamo i pugni. Poi un altro consiglio che vi do, ragazzi, è attivare magari super potenza. Così con un calcio tirate giù il toro. Lo mandate a quel paese. Guardalo qua, vieni qua, ehi, ciccio. Questo qua sta scappando, sto bastardo, vieni qua. Oh, olè, voilà. Vedi, con un calcio lo tirate giù e prendete il trofeo. Ah, potete anche farlo con una mucca, guarda, è sempre il calcio lui, da sempre il calcio. Se invece equipaggiate l'arma, lui tira i pugni. Sì, scappate, avete paura, eh. Equipaggiate il tirapugni e lui tira il calcio. Ecco, tirando giù il toro col calcio prendete il trofeo perché è come a mani nude, cioè sul calcio non avete niente, a parte la scarpa, ma quella non conta. E comunque questo è l'unico modo per prendere il trofeo se avete già acquistato il tirapugni. Ecco, ragazzi, per quanto riguarda questo trofeo, mi sembra di essere stato chiaro. Fate così come avete appena visto, vi garantisco che il trofeo lo prendete. Ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi, statemi bene.